successo interno per la Polisportiva Carso di Rossi, che batte nella penultima giornata del campionato giovanissimi Elite, girone B, il Libertas Centocelle per 2-1 grazie alla doppietta di Maglione. Nel mezzo il momentaneo pari siglato da Azzori a metà della ripresa. È la Polisportiva a partire meglio, con la capolista che si porta in vantaggio dopo 9 minuti di gioco. Il gol di testa è siglato da Maglione, che porta così in vantaggio i suoi. Polisportiva che poi non trova il raddoppio, ma rischia invece sul calcio di punizione di poco dopo, con Fieramonti che blocca impresa. Al 20esimo altra occasione per i pontini, questa volta con Vincenzi che manca il bersaglio, lo stesso qualche minuto più tardi su assist, manca lo stesso il 2-0, aprendo troppo il piattone destro con il pallone che termina sul fondo. Ultima azione della prima frazione di gioco al 27esimo ed un'altra conclusione a mettere i brividi, questa volta la Libertà Centocelle. Polisportiva che però mostra il braccino corto e soprattutto non trova il raddoppio. Quando i minuti del cronometro sono 3 della ripresa, ancora Vincenzi si fa ipnotizzare dal portiere ospite. Dal calcio di punizione altro colpo di testa e questa volta è Consoli a mettere il pallone oltre la linea bianca. Calcio di punizione invece al minuto numero 13 e la conclusione termina fuori di un soffio. Poi Libertas che cresce mano a mano, Polisportiva che si spaventa e al 21esimo gli ospiti vanno davvero vicini al pari con il colpo ravvicinato e il pallone che termina alto sopra la traversa. L'occasionissima arriverà qualche istante dopo e la conclusione questa volta arriverà di un soffio sul palo. Poi il pari si concretizza invece al 27esimo e il destro preciso da parte di Azzori si conclude in rete per l'1-1 momentaneo da parte della Libertà Centocelle. Gol che sveglia però i padroni di casa, che reagiscono all'istante. Al 31esimo prima occasione, palla per Vincenzi dopo un ottimo diagonale e la conclusione però che viene murata dal portiere ospite, palla che termina fuori. Dal calcio d'angolo successivo arriverà il colpo vincente da parte di Maglione con il corner perfetto, il 2-1 da parte della Polisportiva Carso, che così resta in vetta con 2 punti di vantaggio sul Città di Ciampino, conquista i playoff matematici e si porta ad un solo punto dal primato matematico, che l'ultima giornata può arrivare a Ciampino.